Quante volte tocca perdonare una persona? In che senso? Questa è una domanda che viene fatta nel Vangelo di Matteo da Simon Pietro a Gesù. Quindi quante volte tocca perdonare? Uno, due... Sette volte? No! Già per i nostri gusti sette volte sono un po' tantine. Perché noi arriviamo a due, massimo tre volte. Dopodiché si taglia. Si taglia il rapporto, non la testa. Invece Gesù, che deve andare sempre controcorrente, gli dice: ma quale sette volte? 70 volte sette. Ma che sta scherzando? Che si può leggere anche sette alla settantesima. E tu pensa che se provi a fare questa cosa con la calcolatrice, questa ti dà errore, perché viene fuori un numero spropositato. Infatti la domanda giusta non è quante volte, perché se ti hanno fatto male veramente è difficile perdonare anche una sola volta. La domanda giusta sarebbe: come si fa a perdonare? In che senso? E allora Gesù comincia a raccontare la storiella di due debitori. Il primo aveva un debito spaventoso di 18 miliardi di euro, che è veramente una cosa assurda. Ti basti pensare che il debito pubblico dell'Italia non arriva neanche a 3 miliardi. Quello da solo ce n'ha 18. Infatti, quando il padrone gli chiede i soldi indietro, questo si dispera. Si getta ai suoi piedi, gli implora di avere pazienza, perché gli restituirà tutto prima o poi. Cosa che sa che è impossibile. Perché per restituire tutti quei soldi ci vorrebbero almeno 33.000 anni di stipendio. Cancella il debito! Cancella il debito! Ma il padrone è buono e cancella il debito. Tutto! Il secondo debitore invece deve al padrone qualcosa come 4.000 euro. È una cifra importante, certamente, ma non è così impossibile da restituire come quell'altra. Diciamo che con 4, 5, 6 mesi di stipendio ce la fai. Dai che ce la fai! Solo che il suo padrone è il debitore di prima, quello che è stato graziato. Cancella il debito! Cancella il debito! Se vabbè, cancella il debito, non userà affatto lo stesso trattamento dell'altro padrone buono. Tant'è vero che lo metterà in prigione senza fargli nemmeno un centesimo di sconto. E perché? Perché purtroppo questa persona si è dimenticata che a lui erano stati dati 18 miliardi che ha sprecato. E ora fa storie per 4.000 euro? E in altre parole, così capita a noi tra Dio e gli altri. Dio ci dona roba di altissimo valore, forse anche più di 18 miliardi. E quando noi sprechiamo questi beni preziosissimi e ci riduciamo da pezzenti, Dio ci dà sempre una nuova possibilità. Sempre! Come se non fosse successo niente. E noi che facciamo? Anziché vivere con gratitudine da graziati, ce la prendiamo non appena qualcuno spreca una briciola di quello che noi gli avevamo dato. Ed è qui che si gioca il perdono. Se ti ricordi dei tuoi miliardi che immeritatamente ti sono stati lasciati, e non delle poche migliaia di euro che devi riprenderti da qualcuno. E in altre parole, il perdono si può definire così: se ricevi, ricorda, ma se dai, dimentica. Vedrai che cambierà, cambierai, se cambierà, amare, perdonare, perdonare.